Ebbene sì, finalmente è tornato anche lui. Tornato chi? Vinci chi? Indovina chi? Stiamo parlando del Vinci Salvini! Olè, seconda edizione. Iscriviti subito, più mi piace metti ai post sulla mia pagina Facebook, più veloce sei, più punti accumuli. Quest'anno fai punti anche con i tuoi like su Instagram e fai punti anche su Twitter con i tuoi like e i tuoi retweet. Che cosa si vince? Soldi? Zero. Ogni giorno un post con la tua foto che diffonderemo ai 6 milioni di amici che ci sono sui nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram e addirittura per i più fortunati, addirittura una chiacchierata al telefono con me. Pensa a te che premio incredibile. Attenti però, non è sufficiente, con i vincitori delle classifiche settimanali ci incontriamo di persona, proprio come hanno avuto l'immensa fortuna di vincere Federico, Lorella, Rita e Rosario. Anche questo video avrà tutti contro. E i giornaloni, intellettualoni, professoroni, analisti, sociologi. Ma noi usiamo la rete finché ce la lasciano libera e vinciamo in rete. Aiutaci a diffondere la nostra idea di Italia, di Europa e di futuro. Vai sul sito www.vincisalvini.it e partecipa subito anche tu. Oggi vinciamo online, il 26 maggio con il voto alla Lega, vinciamo in tutta Europa. Con loro, con voi, con i rosiconi, prima l'Italia. Buongiorno, allora abbiamo utilizzato questo spot elettorale di Matteo Salvini, che tra l'altro è la seconda volta che ripropone il Vinci Salvini, per cominciare il racconto di questa mattinata. Matteo Salvini ha parlato di un voto che è un referendum sulla Lega sostanzialmente, o vita o morte, insomma, è questo voto per le europee. E li vedremo anche i temi di contrasto con il Movimento 5 Stelle che via via vengono tirati fuori di giorno in giorno, ma la parola referendum è anche la parola, insomma, che ha usato Salvini poco fa in questo spot che vi abbiamo mostrato e che naturalmente circola in rete, no? Noi usiamo la rete finché c'è concesso. Oggi su Repubblica, tra l'altro, c'è un pezzo dedicato a questo, la bestia leghista che fabbrica il consenso. Come funziona il team social di Salvini attaccato da Renzi? Facebook, tra l'altro, proprio ieri è la notizia, ha chiuso 23 pagine di bugie e istigazione all'odio. Sono 23 pagine che vengono ricondotte in qualche maniera alla Lega e al Movimento 5 Stelle. Ma sulla parola referendum, su quello che ha detto Salvini, oggi vi voglio leggere poche righe di Stefano Folli, ancora dalla Repubblica, il capitano contro tutti. Quando Renzi volle trasformare il referendum costituzionale del dicembre 2016 in un plebiscito su di sé, commise il suo più grave errore politico. Lo fece per eccesso di sicurezza, nella convinzione che quel voto sarebbe stato il viatico di un lungo periodo di potere personale. E sappiamo com'è finita. Cosa che ha ricordato a Salvini anche Luigi Di Maio. Allora, cominciamo da qui. Intanto vi presento gli ospiti che sono con me questa mattina. Do il buongiorno a Stefano Fassina di Liberi e Uguali. Buongiorno. Buongiorno a Maurizio Gasparri, Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno. In collegamento da Milano abbiamo Silvia Sardone, candidata per la Lega a queste elezioni europee. Buongiorno Sardone. Credo che in collegamento sempre da Milano, non so se è arrivato, se è pronto, ecco lo vedo, c'è Marco Cappato, presidente dell'associazione Luca Coscioni. Buongiorno Cappato. Buongiorno a voi. E di nuovo in studio con noi Edoardo Novelli dell'Università Roma 3, perché Novelli, insomma, si occupa di comunicazione e ha fatto uno studio che sarà presentato, ne parleremo più avanti in questa trasmissione, proprio sulla comunicazione dei 28 paesi europei che si apprestano appunto ad andare al voto tra meno di due settimane. Buongiorno. Buongiorno. Allora, cominciamo Gasparri da questo referendum. Per Salvini o la va o la spacca? Ma guardi, io preferirei parlare di quello che proponiamo noi, perché sennò noi lavoriamo tutti quanti in funzione di Salvini, che fa lo spot, puro marketing, perché non c'è una proposta, è un modo per agganciare sulla rete indirizzi, eccetera. Assolutamente. Noi riteniamo che in Europa molte cose debbano cambiare, quindi l'utilità del voto a
un partito come Forza Italia sta nel fatto che noi siamo all'interno del Partito Popolare Europeo, che al di là dei dati in crescita o in decrescita sarà uno dei due o tre partiti principali del Parlamento Europeo, anzi sarà certamente il gruppo con più parlamentari. Per cui se si devono cambiare regole sui bilanci, sull'occupazione, sulla crescita, sui fondamentali dell'Europa che tutti giustamente critichiamo, un voto a un partito che sta nel novero delle formazioni che contano è a nostro avviso un voto utile. Salvini dice io arrivo primo in Europa, però poi lui sta in un gruppo che ha numeri più bassi. All'interno di quei gruppi poi ciascuno pensa in maniera molto forte al tornaconto del proprio paese, l'abbiamo visto in questi giorni, i più implacabili verso i conti traballanti dell'Italia sono i sovranisti di altri paesi europei, quindi noi riteniamo che la funzione di Forza Italia è anche la presenza di Berlusconi, che è un leader con una forte esperienza, quindi che può alzare il telefono o nel Parlamento Europeo dialogare in maniera paritetica con altri leader, sia un investimento politico utile per incidere dal 28 maggio, dal 1 giugno, sulle decisioni difficili che l'Europa dovrà prendere. Non sarà facile formare la Commissione, non sarà facile... Come l'avete presa la proposta del Movimento 5 Stelle sul conflitto di interessi? Ma guardi, è un tema, come posso dire, è una specie di tormentone, per cui ci sono degli aspetti... Sembra un po' un segnale alla Lega, stai attento, sì, ma è una roba con antica. Chi vuoi stare guardi, dopo, no? Poi Berlusconi anche ieri ha detto io voglio occuparmi dell'Europa, si è candidato per rimanere in Europa. Molti si candidano per tirare voti, giocare sulla rete con i social e poi fare altre cose, quindi è un tema logoro. La proposta, se diciamo leggiamo sui giornali quello che viene, anche per certi versi incostituzionale, si dice che uno ha oltre un certo reddito non può partecipare alla vita politica. La questione non è che riguarda Berlusconi, uno può essere un poveraccio, un disoccupato, può essere un genio, se partecipa correttamente alla competizione non si può escludere. Poi le dirò, io sono contento che venga questa discussione, perché finalmente discuteremo dei rapporti tra la Casaleggio e i Grillini, c'è una società privata che gestisce la piattaforma Rousseau, che poi fa dei referendum, non si sa con quale trasparenza. La rete è un regno molto, come dire, complicato e poi incide sulle decisioni di un partito che è quello che ha più seggi in Parlamento. Dov'è la trasparenza? Io ho letto nei convegni, sulla rete si trovano come sponsor della Casaleggio società che poi il giorno dopo sono al Ministero da Di Maio a discutere del destino dei riders piuttosto che di altri. Per carità, tutto, io ho una serie di emendamenti pronti sul conflitto di interesse che non vedo l'ora che si discuta questa roba, perché la discussione su Berlusconi mi pare, come dire, molto datata. La discussione sui nuovi intrecci, rete, soldi, ministeri, società, invece è tutta da fare e quindi affronteremo la discussione, promesso che il paese ha altre emergenze, ma se si vuole discutere di questo, facciamolo. Siete pronti? Intanto vi voglio dire che c'è da inserire naturalmente in questo contesto anche i ballottaggi in Sicilia, perché il Movimento 5 Stelle trionfa a Caltanissetta e Castelvetrano, le due sfide più attese dopo i passi falsi compiuti al primo turno in altri comuni. La Lega è sconfitta a Gela e Mazara del Vallo, dove ha la meglio il Partito Democratico, sebbene nel primo caso è alleato con Forza Italia. Monreale se la giudica la formazione del governatore siciliano e questi sono sostanzialmente i ballottaggi in Sicilia, dove appunto Sardone, la Lega, non è uscita molto bene nonostante i sondaggi e l'ascesa di Salvini. Tra l'altro lei viene da Forza Italia, no? È passata con la Lega? E dopo un travaglio di circa un anno in un gruppo misto, quindi dove sono stata senza alcun partito, sì. Detto questo, io non penso che il risultato di un paio di piccoli comuni della Sicilia dia l'idea del trend nazionale. La Lega è alta in tutti i sondaggi a dispetto di tanti altri partiti e la Lega continua comunque a riempire piazze in tutte le parti d'Italia, dal nord al sud, quindi insomma io gli ultimi risultati elettorali della Lega li ho visti assolutamente positivi. È chiaro anche che la Sicilia è sempre stata una roccaforte, diciamo così, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Allora Fassina, c'è un altro tema che oggi, dobbiamo dire la verità, campeggia su quasi tutti i giornali in primo piano, a proposito, perché anche qui c'entra in qualche maniera Salvini che ha risposto, quello che è stato definito il Robin Hood del Papa, no? L'elemosiniere del Vaticano che, lo sapete, ieri sostanzialmente insomma un grosso stabile occupato a Roma
è abitato da tante famiglie, da tanti bambini, da tante persone in difficoltà, quello stabile che risulta moroso, a quello stabile era stata staccata la corrente, sono stati credo 4-5 giorni senza corrente, fino a che le elemosiniere del Vaticano una notte, insomma, è andato lì e ha in qualche modo riallacciato la corrente, tra l'altro lasciando un biglietto da visita. Salvini ieri ha parlato di questo, ha detto allora se è così bravo sostanzialmente pagassero loro l'amorosità. C'è anche però una sensazione appunto che si ritorna un po' anche a cercare il restiamo umani, no? In un paese che sta vivendo l'ennesima campagna elettorale con uno scontro molto alto, molto forte. Sì, innanzitutto credo che vada ringraziato l'elemosiniere del Papa, che non è la prima volta che a Roma si spende direttamente per interventi concreti nei confronti degli ultimi in condizioni disperate. Lui stesso ieri ha detto che si è trattato di un gesto disperato, l'ha fatto negli anni con meno visibilità di quanto ha avuto ieri e oggi sui giornali, ad esempio con il Baobab, quando veniva regolarmente sgomberato. Il punto però è che dovremmo guardare a quello che c'è dietro, cioè i giornali comprensibilmente titolano su questo gesto disperato. Il punto è che a Roma ci sono più di 12.000 famiglie che hanno le condizioni reddituali per stare nelle case popolari e non ci sono abbastanza case popolari per soddisfarle. Questo è il punto di fondo. Non è che diciamo, i palazzi occupati devono diventare la normalità. Noi dovremmo fare in modo... qua sta il fallimento della politica e delle politiche. Dovremmo fare in modo che nella capitale d'Italia ci siano abbastanza case popolari per quelle 12.000 famiglie che appunto poi in alcuni casi come questo sono costrette a trovare soluzioni di fortuna. Non è che non pagano le bollette perché così sono delinquenti, non pagano le bollette perché non hanno soldi. Non giustifico nulla, guardi, i problemi non sono di ordine pubblico, ci sono problemi sociali. Voi pensate che si possa risolvere... Ma la soluzione non può essere quella di occupare abusivamente. E allora lei se avesse perché due bambini... Perché questo è uno schiaffo in faccia ma lei a tutte non le persone che regolarmente parla, rispettano parla, le regole lei e stanno in graduatoria nelle case popolari. Innanzitutto mi lasci finire, lei non sa di che cosa parla. Lei vive magari in un bel appartamento nel centro di Milano, non so dove. Lei non io sa di che cosa. In estrema periferia, in così tanta periferia che sono fuori dall'area B. Guardi, non sa di che conosce. Cosa parla. Lei non forse sa di non che lo cosa sa lei. Parla. Io in periferia ci vivo. Lei allora, non sa di che cosa parla. Una casa di cooperativa. Ma se lei avesse, due bambini e fosse disoccupata, ma se fosse disoccupata, lei andrebbe a dormire in mezzo alla strada o se c'è un palazzo vuoto? Io cercherei un lavoro, cercherei ospitalità ad amici, parenti, andrei in graduatoria nelle case popolari così come fanno le persone per bene. Un attimo però, voglio dirvi, la faccio finire subito, voglio leggervi alcune parole del cardinale Krajewski stamattina, è persona molto riservata ma è intervistato sul Corriere della Sera. Mi assumo la responsabilità, l'ho fatto per quei bambini, dice... Questa situazione noi già la conoscevamo, sono elemosiniere, conosco la situazione da tanto tempo, dal Vaticano mandavamo l'ambulanza, i medici, i viveri, stiamo parlando di vite umane. Guardi, sono appena tornato da Lesbo, dice il cardinale, non è certo l'unico caso, sgomberi, famiglie che non hanno un posto dove andare, gente che fatica a sopravvivere, Roma è anche questo, basta andare a farsi un giro nelle nostre stazioni. Dove sono finiti i diritti umani dell'Europa? Se qualcuno non capisce questo, provi a staccare la corrente a casa sua per vedere che cosa accadrà e che cosa vuol dire. Si parla di soldi, ma non è questo il primo problema, ci sono i bambini. E allora la prima domanda da porsi è: perché sono lì? Per quale motivo? Com'è possibile che delle famiglie si trovano in questa situazione? Era una situazione particolare, disperata, lo ripeto, mi assumo tutta la responsabilità, dovesse arrivare pagherò anche la multa. Ma appunto, si tratta di un gesto disperato. Noi dobbiamo come istituzioni, come governi a tutti i livelli,
preoccuparci delle cause che determinano quelle situazioni, che sono situazioni spiacevoli, che non vanno considerate ordinarie. Vorrei essere chiaro su questo. Il mio problema è che però non lo risolvi sgombrandoli con la polizia. Il problema è che devi fare in modo che ci siano abbastanza case popolari, che ci sia abbastanza lavoro. Questa è la questione di fondo. Vogliamo affrontare questo? Possiamo riprendere dopo 25 anni in Italia un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica? Perché a Parigi la quota di case popolari sul numero di appartamenti è 16%, a Roma è il 4%, in un contesto in cui la disoccupazione aumenta, i giovani hanno lavori precari e non riescono a prendere il mutuo in banca. Vogliamo porci questo tipo di problema? Perché se il problema è l'elemosiniere del Papa che fa un gesto disperato perché ci sono 98 bambini attaccati all'ossigeno, senza corrente, stiamo capovolgendo la realtà. Discutiamo di come finanziamo un piano per l'edilizia residenziale pubblica che faccia anche lavorare le nostre imprese e sistemi le periferie. Ma che cosa c'è di anomalo in questo? Da cattolico e politico, no, ha fatto bene o ha fatto male? Io ritengo che bisogna affrontare con dei piani. Io non condivido il fatto di sanare questa situazione perché ce ne sono altre. A quel punto chi deciderà se quella è un'emergenza sociale con i bambini eccetera ed altre no? Perché a Roma le occupazioni, come in altre città, sono tante e non è che può decidere, con tutto il rispetto, il cardinale quale va sanato meno. Spetta alle autorità del territorio. Si è assunto la responsabilità. Vabbè, io se mi è stato chiesto un tweet, sì, arrivo detto anche a lei, che seppur non uso toni esagitati, però ritengo che non siano loro a dover decidere la priorità dell'emergenza sociale, perché sennò poi si dirà, quelli di Casa Pound diranno che hanno il bambino anche loro e quando si deve sgomberare Casa Pound. Un altro dirà un'altra cosa e chi lo decide cosa si può sanare o meno? Il cardinale. Il Vaticano c'ha anche tanti spazi a Roma, potrebbe anche accogliere persone. Il cardinale nello specifico ha ceduto il suo appartamento e abita da un'altra parte proprio per questo motivo. Ma credo che sia proprio Cappato che potrebbe difendere invece le posizioni o comunque il gesto fatto dal cardinale, o sbaglio? Beh, se ne è assunto la responsabilità. Krajewski non ha detto che decide lui chi ha diritto o non ha diritto. Ha detto: so di fare una cosa che non è legale e di fatto in una sorta di disobbedienza civile molto palese e molto aperta se ne è assunto la responsabilità, sia da un punto di vista legale sia da un punto di vista economico. Si è assunto la responsabilità di un atto di umanità. È vero che molto spesso delle condizioni di abusivismo sono in realtà sfruttate da dei canali di gestione criminale rispetto ai quali non ci deve essere alcun tipo di tolleranza, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa. Mi consente anche un po' di dire che, visto che il motto è stato sul fatto che questo è un voto sulla vita e la morte, l'unica cosa che è a rischio di morte oggi, tra pochi giorni, è Radio Radicale nella politica del nostro paese. C'è Maurizio Bolognetti in sciopero della fame da 75 giorni, Rita Bernardini da 33 giorni, e non è un caso, perché Radio Radicale è il simbolo di un'informazione che c'è sempre di meno, un'informazione fatta di contraddittorio. I primi congressi della Lega li trasmetteva solo Radio Radicale, i congressi del Movimento Sociale Italiano, visto che si blatera di fascismo, antifascismo, li trasmetteva Radio Radicale. Ecco, oggi il problema di vita e di morte esiste rispetto a una informazione libera e un'informazione basata sul contraddittorio e non sui monologhi social o monologhi televisivi di leader che tra l'altro non stanno mai a discutere come facciamo noi qui stamattina. I dibattiti Di Maio e Salvini, ma anche gli altri, non li fanno mai tra di loro l'uno contro l'altro, si rifiutano di farli perché il contraddittorio in politica non esiste più. Novelli, ha ragione Cappato, Sì, ha ragione, tra l'altro combattere appunto la strategia social con tutto quello che c'è dietro e che inizia anche ad emergere e non è facile raccontare, non è semplice. Sì, la comunicazione sta incidendo sempre di più sulle forme della politica, sulle forme della rappresentanza e sulle forme della democrazia.
e questo è un tema sicuramente molto attuale. Mi lasci dire che a nome dell'Associazione Italiana di Comunicazione Politica esprimo tutta la mia solidarietà nei confronti di Radio Radicale per la funzione che ha svolto nel corso degli anni di documentazione pubblica, un ruolo pubblico che ha sempre svolto, e quindi la chiusura è comunque una perdita per la democrazia e per il confronto italiano. Questo era importante dirlo. Il tema è sicuramente quello, cioè stiamo vedendo che i toni si stanno accentuando e che la rete sta giocando un ruolo sempre maggiore, perché questo c'è stata una trasformazione. Quella che era nata come un luogo di libertà, un luogo di confronto, un luogo che doveva essere addirittura sottratto alle logiche del capitale, se vogliamo, alla logica del profitto. Si parlava in rete dell'economia del dono, si parlava che non doveva essere un luogo dove si creavano i grandi monopoli, dove c'era un confronto libero, dove si andava per parlare, per confrontarsi, per sentire tutti. Quindi un grande nuovo spazio che 15 anni fa è nato sostanzialmente. Teniamo presente che le principali piattaforme partecipative, Facebook, Twitter, Instagram, hanno 10 anni, 15 anni, hanno pochissimo. Quindi la velocità con cui si è trasformato, questa è stata rapidissima. Ebbene, la rete si è trasformata in qualcos'altro. Oggi ci sono dei grandissimi monopoli, è luogo di monopolismo, è un luogo dove comunque la logica è diventata quella del profitto, e ha fatto proprio questa idea, quindi si fa soldi, ci si è lì per far soldi, e non è certo un luogo dove si va per confrontarsi, ma si va per misurarsi, per combattere. Per gruppi omogenei si parla praticamente di tribù contrapposte, no? Ecco, in tutto questo la rete è diventata un luogo dove la politica, un certo tipo di politica, un certo modo di far politica si inserisce. Attenzione però, non è che non esiste. Io sentivo prima, appunto, si parlava folli della trasformazione, il tono di ieri Salvini diceva vita o morte. Questi sono i toni classici delle campagne elettorali, nel 48 si diceva si vincerà la democrazia costi quel che costi, a tutti i costi, lo disse De Gasperi in un famoso comizio a Roma e scoppiò la polemica. Nel 48 era vero però. Cosa? Nel 48 era vero. Sì, vabbè, nel 48 era vero, molti anni dopo si parlava, Berlusconi parlò non si può essere coglioni, così coglioni da votare a sinistra, cioè una drammatizzazione c'è sempre stata. È sempre stata nel 76, era di nuovo 76 e 79, si votava di civo tappandosi il naso perché era di nuovo il comunismo, la democrazia, quindi questo c'è. Però è ovvio che è chiaro che le piattaforme deliberative e partecipative stanno trasformando un po' il tessuto della partecipazione democratica. Questo è vero. Però una cosa voglio dire, questo, la forza, poi ne parleremo credo, la forza di questi strumenti non è tanto la capacità di consenso che creano, perché se uno li va a analizzare, noi a Roma 3 abbiamo studiato per un mese il Facebook di Salvini, è stata un'esperienza forte per certi versi, l'abbiamo seguita eccetera, però insomma è poi un gruppo molto molto ristretto che lavora, è come una sorta di gruppo di fan, che poi è vero che ha numeri, condivisioni eccetera, ma sono sempre gli stessi. Il fatto è che noi abbiamo iniziato questa trasmissione mandando in onda uno spot che sarebbe vietato mandare in onda, perché in Italia non puoi mandare in onda uno spot televisivo, in televisione uno spot per fare propaganda elettorale. In questo modo però lui è riuscito a mandarlo tutto. Allora il fatto è che l'informazione, la televisione, i media sono indirizzati, orientati e ossessionati da raccontare la bestia di Salvini, e questo gli fa un enorme gioco. Questo è vero, soprattutto forse anche quando si collegano sempre comunque in diretta, no? Con le famose dirette Facebook, però insomma noi l'abbiamo usato per cominciare da un racconto. Adesso, dopo la pubblicità, invece entriamo anche nei temi di questa campagna elettorale con dei servizi fatti da noi, se permettete, tra poco. Allora, intanto poco fa Salvini ha detto, mai detto che le europee sono un referendum sulla Lega, sono un referendum su questa Europa. Ho paura che queste regole dell'Unione Europea stiano strozzando il futuro. Questa, diciamo così, la precisazione di Salvini. Ma sapete che in questi giorni i temi sui quali si confrontano soprattutto all'interno del governo, perché si confrontano Lega e 5 Stelle, e questa è l'altra particolarità, diciamo così, di questa campagna elettorale, sono diversi. Tra questi, nei giorni scorsi, è esploso, diciamo così, il tema dei negozi di cannabis legale, che Salvini a un certo punto ha detto: io li chiudo tutti.
Allora anche lì ci siamo fatti venire il dubbio, insomma, se esattamente sappiamo di che cosa stiamo parlando o se non ci fermiamo solo ad uno slogan da, appunto, da tweet, da immediatezza, no? E allora il nostro Carmelo Schirinà è andato a Milano a fare un giro e a cercare di mettere insieme un quadro per capire di che cosa esattamente si sta parlando. Lo chiamano il fenomeno Canapa Light, migliaia di punti vendita spuntati un po' ovunque nel nostro paese che vendono i prodotti più disparati, tutti estratti dalla pianta di canapa sativa. Negozi che adesso il vice premier e il ministro dell'interno Matteo Salvini vuole chiudere. Sono un incentivo all'uso di stupefacenti, dice. Il tema torna a dividere gli alleati di governo. Per i negozianti, invece, questi prodotti nulla hanno a che fare con le droghe leggere. Questa è un fiore, un'infiorescenza di cannabis sativa L, quindi praticamente canapa industriale che attualmente è coltivata in Italia. Quanto costa al grammo? Per questo, che è uno dei che noi reputiamo top di gamma del nostro negozio, e viene 11 euro un grammo. Un consumatore medio quanto ne compra? E, diciamo che siamo intorno ai 3-5 grammi. Le infiorescenze in vendita hanno una bassa quantità di principio attivo, il THC, che varia dallo 0,2 allo 0,6%. È questo che le differenzia dalla cannabis terapeutica, che viene venduta solo dietro prescrizione medica e ottenuta da prodotti con THC molto più alto, tra il 7 e il 22%. In questi negozi, invece, la vendita al pubblico porta la dicitura non per uso umano, ma l'acquirente di solito compra per fumare. A fumo, a tutti gli effetti sì. Ma aiutato. Che effetti le dà? Diciamo che è rilassante, più che altro, non ci sono effetti che io posso notare, dire mi sento come se fossi ubriaco, come se avessi bevuto troppo, eccetera. Ma aiuta a rilassarmi, a dormire meglio e a combattere anche l'ansia, sono onesto. Le attività funzionano e raccontano un business da 40 milioni di euro all'anno in Italia, con oltre 10.000 punti vendita, tabaccai compresi. Roma, la città con più negozi, seguita da Milano. Ci ho investito all'incirca 35-40 mila euro. Quanto tempo fa? 5 anni fa. Se dovesse chiudere, che perdite avrebbe? Sarebbe abbastanza grave, perché abbiamo un fatturato abbastanza elevato che ci permette appunto di poter creare posti di lavoro, dare informazione e tutto quanto. Ci vuol dire, come piccolo imprenditore, che tipo di fatturato ha? Ci aggiriamo intorno ai 30-35 mila euro al mese. In tutto il territorio italiano sono 90 i marchi presenti, 2.000 le aziende che coltivano in media almeno mezzo ettaro di terra dal quale si possono produrre 300 kg di canapa. Secondo Coldiretti, negli ultimi 5 anni la canapa in Italia ha visto aumentare di 10 volte i terreni coltivati, passando dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4.000 del 2018. E sono sempre di più gli imprenditori che vogliono aprire nuove serre, come ci spiega Stefano Zanda, il direttore generale del Consorzio Nazionale per la Tutela della Canapa. Ma i giovani, secondo me, che hanno sentito parlare i politici accomunando canapa a droga, stanno ridendo in questo momento. È veramente una perdita di credibilità, insomma. Se dovessero chiudere i negozi, per voi che danno ci sarebbe? Il negozio è la vetrina di questo settore, è un danno incommensurabile all'economia italiana, ai giovani, alla possibilità soprattutto di sviluppo. E così alla preoccupazione degli imprenditori si aggiunge la protesta del popolo a favore della legalizzazione delle droghe leggere, che nel weekend a Roma e a Torino ha manifestato contro l'intenzione del vicepremier di chiudere i negozi che vendono un prodotto considerato legale da un punto di vista chimico, ma che in realtà si scontra contro un vuoto normativo. Se è vero che una legge del Ministero dell'Agricoltura del 2017 solleva i coltivatori da problemi penali per lo sforamento del THC fino al tetto massimo dello 0,6%, permettendo di fatto di produrre e distribuire la cannabis leggera, ci sono anche sentenze contrastanti della Cassazione sull'argomento, che il 31 maggio prossimo sarà chiamata a decidere a sezioni unite se sulla cannabis leggera va applicata la legge del 2017 o il testo unico sugli stupefacenti, decisione che potrebbe far chiudere definitivamente questi negozi o assicurargli invece lunga vita.
Allora, Cappato, quindi non sarà Salvini a decidere di chiuderli tutti? Non è esattamente così la storia, no? Come abbiamo sentito nel servizio. Ma oggi non ne avrebbe alcun appiglio legale, ma comunque è un dibattito dell'impotenza, cioè non sono in grado di fermare lo spaccio vero, il consumo di droghe, e allora me la prendo con i negozietti legali che vendono una sostanza che ha degli effetti al di sotto, diciamo così, delle quantità che si possono considerare droganti, molto meno dell'alcol, per intenderci. L'alcol fa 30-40 mila morti all'anno nel nostro paese e a nessuno viene in mente di alzarsi una mattina e chiudere i negozi. Tra l'altro, se fossi un boss della Camorra, dell'Ndrangheta o della mafia, sarei molto contento se si chiudessero questi negozietti, perché i dati dicono che c'è stato un minimo, perché servirebbe una vera legalizzazione per togliere la produzione e la vendita alle mafie, ma un minimo trasferimento a un consumo meno pericoloso e che non ha come conseguenza quella di regalare i soldi alla criminalità organizzata. Quindi immagino si tratti di propaganda elettorale che deriva da un senso di impotenza, impotenza che è giustificata, perché anche nei paesi dove c'è la pena di morte, per intenderci, la pena di morte nei confronti anche dei consumatori, le droghe prosperano in tutto il mondo, e questo è stato il grande fallimento delle politiche proibizioniste, mettendo a rischio la salute delle persone e dei consumatori e facendo guadagnare profitti immensi alle mafie e alle criminalità di ogni tipo. Tra l'altro, questo è un tema che vede appunto con posizioni differenti proprio la Lega e il Movimento 5 Stelle. Sardone, Salvini dice questi sono ricettacoli di spaccio, no? Ma io mi chiedo, quando un ministro dell'interno fa un'affermazione di questo tipo, intanto probabilmente, anzi senza il probabilmente, non è che tutti sono ricettacolo di spaccio, se uno ha un'informazione che qualche luogo può essere o diciamo così è ricettacolo di spaccio, interviene su quel luogo, non è che bisogna chiuderli tutti, o no? Infatti proprio in questi giorni è stato per esempio chiuso uno di questi negozi a Macerata, proprio perché di fatto veniva utilizzato per spaccio di droga. Però tornando al tema in generale dell'esistenza o no di questi negozi, il presidente della comunità di San Patrignano, quindi non la Sardone o Salvini, si è dimostrato piuttosto preoccupato. E perché? Perché ovviamente questa idea che comunque, insomma, tu la cannabis la puoi utilizzare, basta che la usi in piccole quantità, e che quindi se la usi in piccole quantità non ti fa nulla ed è di libero accesso a chiunque, ovviamente è un'idea molto pericolosa, perché è come, diciamo, decidere che si può utilizzare tranquillamente la cannabis, che alla fine da lì poi dopo uno inizia col farsi le canne e poi magari utilizzare altri tipi di droga. Quindi insomma, la mia posizione è assolutamente contraria. Mi scusi, ma non è una questione di quantità, è una questione di qualità. Non stiamo parlando che ne usa poca. Guardi, qua è una questione di qualità. È come il fatto che uno dice all'interno di quei negozi si può utilizzare a bassa gradazione un superalcolico. No, guardi, come lei sicuramente saprà, l'unico discrimine, no, di utilizzo e di vendita in quei negozi di alcuni prodotti è la quantità di prodotto che c'è all'interno. No, no, è la quantità e la qualità, okay. Perché si parla di THC, quantità è il peso, qualità è la componente chimica. Perfettamente. Sono due cose un po' diverse. Proprio sulla base di quello che lei mi sta dicendo, ok? Se supera una certa percentuale non può essere utilizzata e venduta, è vero o no? Sì. Perfetto. Allora stiamo raccontando ai nostri ragazzi a casa che se tu la prendi al di sotto di una certa percentuale non ti fa niente e puoi comprarla anche in un negozio e al di sopra no? Bene, questo è un concetto secondo me diciamo sbagliato. In qualche modo pericoloso, perché si insegna ai ragazzi che in piccole quantità, in piccole percentuali chimiche può essere utilizzata. Secondo me è un concetto sbagliato.
Io, da mamma di due figli, sono preoccupata della divulgazione di questi negozi, perché il timore che ho è che si percepisca in qualche modo il concetto che questo tipo di sostanze come la cannabis alla fine può essere utilizzato. Ma scusa, perché figli... se in determinate quantità la utilizzi, alla fine va bene così. I miei figli hanno grande 10 anni. Ma i tuoi figli gli dirai che è diverso bere un bicchiere di birra o farsi due bottiglie di whisky? No, glielo dirai, glielo spiegherai. Non è che guarda, io bere un bicchiere di birra è la stessa cosa che un bicchiere. E quindi che cosa devo dire? Che una canna va bene e la cocaina no? Dico, io mi auguro che non si facciano né la canna né si facciano di coca. Fare differenze nella vita è fondamentale. Prima è una cosa che porta l'altra, è una cosa che porta l'altra. Tu iniziando a dire che una canna te la puoi fare, ok? Inizia a dire ad un ragazzo che in piccole quantità determinate cose le puoi utilizzare. E allora da uno si passa a due, da due si passa a tre. La Sardone dice il messaggio. Fassina, ricorda però anche un po' la vecchia storia dei locali per le scommesse, no? Che poi dovevano essere lontane da alcuni centri, dalle scuole. Anche lì non è andata esattamente così. Poi no, decisamente guardare, sarebbe molto più importante che anche il lì, ministro diciamo dell'interno che tanti ragazzi si perdono occupasse anche del lì gioco dentro. D'azzardo, che è veramente è un'attività devastante per le condizioni economiche di tante famiglie, di tantissimi ragazzi, e appunto quelle norme che lei ricordava sono sostanzialmente aggirate in molti casi, e là davvero c'è un business della criminalità organizzata, effetti pesanti sulle persone che dovremmo affrontare di petto. Dopodiché Cappato l'ha spiegato benissimo, qua non stiamo parlando in astratto, c'è la criminalità organizzata che ha, offre sul mercato a quei ragazzi che credo non hanno bisogno delle nostre informazioni per capire dove vanno, dove e come comprare cannabis. Questi negozi sono a mio avviso una soluzione ragionevole, perché non è che l'alternativa è niente, l'alternativa è il mercato gestito dalla criminalità organizzata, è un'attività sotto controllo. Poi se c'è chi utilizza il negozio per spacciare, il negozio va chiuso, non c'è alcun dubbio, ma ripeto, è un riconoscimento di un dato di realtà. Il proibizionismo aiuta la criminalità organizzata, come veniva ricordato, l'apertura di questi negozi che vendono sostanze con dei principi attivi che sono molto molto contenuti, consente di ridurre quel mercato della criminalità organizzata, tenere sotto controllo un fenomeno, e poi si fa informazione, si deve fare informazione, si deve fare, si deve sotto fare... controllo il fenomeno dello spaccio aprendo questi tipi di negozi. Ma lei veramente sta affermando questo? Quindi noi apriamo questi negozi e in questo modo teniamo sotto controllo il fenomeno dello spaccio? Sto affermando che i primi dati che abbiamo dopo l'apertura di questi negozi, che ricordo è stato un provvedimento che ha avuto il sostegno trasversale in commissione quando è stato approvato, quindi adesso questo ripensamento in campagna elettorale suona un po' finto, ma lasciamo stare questo punto. Quello che sostengo è che l'apertura di questi negozi ha ridotto, seppur marginalmente, come ricordava Cappato, il mercato della criminalità organizzata. Dopodiché va fatta informazione, non c'è dubbio, ma è un passo positivo che vi sia la possibilità di acquisto legale di una modicissima quantità di cannabis, che non è l'avvio di un percorso che poi porta alla tossicodipendenza. Allora Gasparri, che non è solo, allora, non è solo come dice Fassina, allora, ci sono tante persone, sono tante persone che ne fanno un uso terapeutico, perché sennò dovremmo chiudere anche le farmacie con gli psicofarmaci. Sennò si fa confusione. Allora, la cannabis, ci possono essere vari usi. Ecco. È una produzione agricola, e la legge di cui si parla era una legge che regolava una produzione agricola, perché poi in origine è qualcosa che si coltiva e che poi le utilizzi diversi, si possono fare tessuti, altre cose, quindi non facciamo confusione. Poi ci sono i farmaci, anche la morfina viene usata per lenire i dolori, dopodiché non è che da questo deriva che uno può mettere il negozietto della morfina con poco principio attivo. Quindi l'uso ai fini curativi di qualsiasi altra sostanza è un fatto regolato in modo diverso, e anche per acquisire determinati farmaci i medici devono fare uso dei moduli particolari, perché la prescrizione avviene in condizioni particolari. Poi c'è l'aspetto ludico,
cioè mi faccio una canna. Ecco, su questo c'è un problema. Questa legge, che va corretta secondo me in Parlamento, ha creato una situazione ambigua, perché anche la canapa con un basso principio attivo, il THC, sopra un certo livello è più dannoso e quindi è illegale lo spaccio della droga. Sotto un certo livello si sostiene che faccia meno danni. Il Consiglio Superiore della Sanità mesi fa ha fatto uno studio dicendo che anche quella con un principio attivo più basso può creare dei danni. Quindi su questo ci sono studi, polemiche e discussioni con valutazioni di varia natura. Nei negozi si vende teoricamente quella con un basso principio attivo, che bene, non è detto che faccia. Poi in alcuni casi cos'è accaduto? Che a Roma hanno chiuso dei negozi perché poi ovviamente il potenziale cliente di quella con un principio attivo casomai vorrebbe anche la sostanza, quella veramente stupefacente. A Roma hanno chiuso dei negozi perché avevano all'interno, e quindi siamo fuori dalle regole, delle sostanze con un principio attivo superiore. A Milano è stata fatta una rassegna di propaganda della cannabis giorni fa, all'interno in uno stand è stato trovato un chilo di sostanza di quella vietata. Quindi è una situazione ambigua che va regolata con leggi più restrittive, perché in modo che aperti i negozi si regoli, ci deve essere un tempo, ci deve essere un regime che consenta, secondo me, di sospendere queste attività che hanno lo scopo, e lo dimostrano anche le vostre immagini, di propagandare l'uso delle droghe. Voi avete fatto vedere poco fa, vedevo sullo schermo, il corteo per le legalizzazioni, eccetera. Quindi tutta questa cosa voi stessi la collocate nell'ambito di un movimento che tende a dire queste sostanze non fanno male, anche quelle sopra il principio attivo. Io ritengo che invece sia sbagliato il messaggio. Il governo Salvini sa quanto spende in 3 anni per le campagne di informazione, di prevenzione, di sostegno alle comunità terapeutiche che tirano fuori i ragazzi dalla droga? 7 milioni in 3 anni, una cifra ridicola. Aumentino le spese per dire che le droghe fanno male, per dare un'informazione corretta, per aiutare le comunità. Sulla questione poi dello spaccio, la criminalità, guardi che i 3/4 dell'hashish, della cannabis, la consumano minorenni. Se fosse legalizzata, non potrebbe essere legalizzata ai minorenni. Perfino le sigarette normali, in teoria il minorenne deve andare col documento, perché se appunto è minorenne non dovrebbe comprarle. Oh, dopodiché, con quindi la macro fa un baffo, perché i 3/4 del consumo di quelle sostanze sono di minorenni, che non potrebbero essere legalizzati. E in più i ricavi della cannabis per le mafie, la 'ndrangheta, sono il 5% dei ricavi, perché il resto lo ricavano da droghe più costose, droghe più pesanti. Arrivo, Cappato, irrilevante. Arrivo. Quindi questa roba è una vergogna, bisogna cambiare la legge e con una legge diversa chiudere i negozi. Prego, Cappato. Sul fatto della importanza per la criminalità organizzata non l'ha detto Cappato, l'ha detto la Direzione Nazionale Antimafia. La Direzione Nazionale Antimafia, di cui quanti ai minorenni? Senti, lasciamolo, ma la vuoi legalizzare ai minorenni? Vuoi smentire che l'ha detto la Direzione Nazionale Uno Antimafia? Uno che si è candidato col PD. Gratteri è una persona seria che ha detto la verità. Roberto ha detto... Aspetti che ha un problema col microfono, tanto. Aspetti. Prego, Cappato. No, è arrivato il problema col microfono. Non lo dovevo dire. PD all'europeo. Cappato, volevo darti ragione su una cosa precisa, qui è il punto, che il Parlamento si deve assumere le proprie responsabilità. Abbiamo depositato una legge di iniziativa popolare 2 anni fa. Nel mitico contratto di governo c'è scritto che le leggi di iniziativa popolare devono essere discusse e affrontate. Quella sull'eutanasia aspetta da quasi 6 anni di essere discussa. Sulle droghe c'è la stessa opportunità, quella di andare o nella direzione che dice Gasparri, cioè illudersi che con un po' più di proibizione si possa risolvere il problema, come non è successo da nessuna parte nel mondo, oppure andare a legalizzare ciascuna droga secondo la sua pericolosità, per togliere profitti alle mafie e riuscire a rendere le persone libere e responsabili per il proprio consumo, che può essere mortale anche nel caso di sostanze illegali, lo insegnano l'alcol e il tabacco, ma nessuno sarebbe così deficiente da regalare l'alcol e il tabacco alla criminalità organizzata.
Oh, poi c'è un altro punto che diversa, sì, c'è assolutamente. Noi siamo siete qui per questo. Anche i negozi sono in un'area di ambiguità. C'è un altro, poi c'è l'altro punto che, come dicevano i titolari dei negozi, per loro è stato un investimento di soldi, sono imprenditori e quindi chiudere dall'oggi al domani sarebbe una perdita. Se uno aperto in base a delle leggi cambia la regola, devi dare anche un exit strategy a chi ha agito secondo le norme un po' ambigue. Sarà interessante appunto. Li facciamo fare i navigator. Ecco, gli danno il reddito di cittadinanza. Ecco, abbiamo fatto, siamo a posto. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con altro tema. È venuta apposta con la valigia per venire al salone? Certo, perché la riempo di libri. Io l'ho condivisa la scelta che ha fatto il salone, perché penso che sia un contenitore di idee che siano un valore alla libertà, al rispetto, e chi non condivide questi pensieri, diciamo, forse non è il posto giusto. Era giusto tenerli fuori? Sì, sì, assolutamente sì. Quella che era, diciamo, l'iniziativa di quest'anno, che era proprio volta al ricordo di Primo Levi. Vi ringrazio anche per la decisione coraggiosa presa in questa particolare situazione, che mi ha dato la possibilità di essere presente qui. Era pronta a protestare, a fare il suo incontro fuori da qui. Che cosa ha pensato quando ha dovuto prendere quella decisione? Paguie schiattuo culture. Dobro. Non agisco in maniera politica, però è importante presentare, è importante parlare per dire no alla morte, e noi vogliamo dire no alla morte, quindi senza no a quello che propaga questa casa editrice o queste idee. Alla luce appunto di quello che è stato un appello forte di Alina, le istituzioni hanno deciso da che parte stare, ripeto, tra chi dice pubblicamente che l'antifascismo è il male del paese e chi invece rappresenta quella che è la lotta di un paese, la liberazione e i valori della nostra città. Il sottoscritto è venuto qui e non entrerà dentro il Salone del Libro, in quanto è stata revocata la possibilità per Altaforte di poter entrare in possesso dello stand regolarmente pagato e acquistato per quanto riguarda la fiera. Secondo noi è un atto gravissimo che ha fatto il Salone del Libro, è un atto di censura. Io la trovo una vittoria culturale, non l'esito di Altaforte dentro, Altaforte fuori, il fatto che si sia sollevato un dibattito. Loro dicono mi hanno fatto pubblicità. Ah, su questo non ci sono dubbi. Sono contenta che sia andata a finire come è andata a finire, però sarei venuta lo stesso. Perché? Perché, insomma, sono dalla parte di quelli che dicono che certe battaglie vanno combattute sul campo, mettendoci la faccia. Siamo in democrazia, ma secondo me è stata giusta la scelta che ha fatto la regione e il comune. Intervistato. Allora, il Salone del Libro di Torino, altro tema che ci ha intenuti, insomma, con grandi polemiche per diversi giorni, fascina fascismo, antifascismo, il ritorno, no, di certi temi, di certi esponenti, di certi pensieri. Oggi, tra l'altro, Francesco Polacchi, l'editore, dice in un'intervista alla Verità a Luca Telese: sono diventato di destra perché mio padre era comunista. Insomma, diciamo proprio un riflesso. La censura che ho subito diverrà una medaglia. A Salvini regalai la giacca Piver nel 2015, l'ha messa nel 2018. Se era per sedurre i nostri elettori, è un genio. È, come dice il nostro titolo, un ritorno al futuro oppure una tempesta in un bicchiere d'acqua, come si è pensato per alcuni giorni? Insomma, alcuni lo hanno detto. Ma è espressione un ritorno al passato.
di un clima preoccupante, perché è evidente che c'è un tentativo di rilegittimare un'ideologia, di rilegittimare dei comportamenti che stanno fuori dalla nostra Costituzione. Questo lo vorrei dire a tutti coloro che si sono presentati come liberali e quindi disponibili a riconoscere, diciamo, la libertà di espressione di tutte le opinioni. Ci sono alcune opinioni, alcune posizioni che la nostra Costituzione considera al di fuori dell'ambito democratico, e queste sono, è scritto nella Costituzione, sono quelle che richiamano un'ideologia che è stata un'ideologia di morte. Quindi credo che da un lato va combattuta una battaglia culturale. Il Comune di Torino, la Regione Piemonte, che sono, diciamo, gli azionisti tra virgolette del Salone del Libro, hanno fatto una scelta politica, che come tutte le scelte politiche può essere contestata, ma a mio avviso è una scelta politica giusta. Dopodiché è evidente che a me interessa combattere le ragioni che portano a oggi alla riproposizione e alla, diciamo, maggiore attenzione a posizioni che dovrebbero essere parte della storia e non più riproducibili. Quindi mi interessa combattere quelle condizioni sociali, quella rabbia sociale, quel sentimento di frustrazione, di abbandono che porta troppe persone a guardare a quell'ideologia come una risposta. Però va combattuta anche una battaglia sul piano culturale, non c'è dubbio. Allora chiedo a Sardone e poi a Novelli, perché questo tema ci porta ampiamente in Europa e anche a vedere che cosa accade con gli altri paesi. Prego, Sardone. Ma diciamo che ogni volta che c'è una campagna elettorale la sinistra prova a ricompattarsi con il fantomatico pericolo fascista. Davano del fascista a Berlusconi ai tempi, oggi lo danno a Salvini, è l'unica, diciamo, arma per compattare parti di sinistra che probabilmente fanno fatica a dialogare su altro. Io sono rimasta scandalizzata dal fatto che sia stato tenuto questo comportamento nei confronti di questo libro, di intervista, diciamo, e invece non è stato fatto assolutamente nulla nei confronti di stand lì presenti, sempre in quella fiera del libro, appartenenti a stati che per esempio non riconoscono i diritti fondamentali dell'uomo. Lo dico perché, insomma, da parte di una certa sinistra avrei particolarmente apprezzato allora quantomeno una parità di trattamento, e che invece non ho visto. Ma oramai devo dire che anche su questo sono abbastanza abituata, anche perché a partire dalle femministe sessantottine che parlavano tanto di libertà delle donne e che adesso invece tacciono quando qualche ragazza di fede islamica che decide di magari vivere all'occidentale viene massacrata di botte o in qualche modo osteggiata. Quindi a me ha veramente indignato questo trattamento, questa disparità di trattamento. E qua, Novelli, arriviamo anche al tema, no, poi dei sovranismi, del sovranismo di questo voto, di questi 28 paesi che vanno al voto, e spesso anche qui Di Maio, ma anche Salvini, dicono cambierà tutto. Sì, una breve parentesi. Per quanto riguarda la questione di Altaforte e Torino, ci sono due termini da tenere presente. Uno è la legittimità di quell'editore, di un editore che rivendica e legittima un determinato passato storico di essere presente al Salone del Libro, è una cosa. L'altra è l'opportunità per il Ministro degli Interni di pubblicare con quell'editore. Un Ministro degli Interni che parla del 25 aprile come un derby tra sinistra, antifascismo e fascismo, e mi domando se pubblicherebbe con altrettanta leggerezza per una casa editrice che rivendica in pieno l'atteggiamento e la linea politica delle Brigate Rosse. Io non credo, quindi forse una certa distanza da un punto di vista di cautela il Ministro dell'Interno avrebbe dovuto mantenerla. Non è la stessa cosa che ci pubblichi un cittadino qualsiasi o comunque un editore lo faccia, o che ci sia il Ministro dell'Interno. Ciò detto, sì, il racconto generale ci si aspetta l'ondata di destra, l'ondata del populismo, l'ondata dei sovranismi. Noi stiamo monitorando la campagna elettorale grazie
a un finanziamento del Parlamento europeo. Abbiamo praticamente 100 ricercatori in giro per l'Europa, per i 28 paesi, che stanno raccogliendo i materiali elettorali. C'è un sito che si chiama European Monitoring Center, che sta monitorando il pubblico, www.electionmonitoringcenters.eu, e si possono vedere le campagne elettorali, manifesti, spot, roba social che viene raccolta. L'impressione che si ha è che non sia così, o almeno i dati che noi iniziamo a avere sono dei dati inizialmente più qualitativi al momento che quantitativi, però non è che la campagna, le forze più attive non sono le forze del centrodestra, non sono le forze sovraniste. Si sta spostando il tema del dibattito, mentre il dibattito nel 2014 e le scorse campagne elettorali per le europee era stato dominato dalla questione economica, e la questione economica dopo la crisi aveva portato a un rifiuto netto dell'Europa contro l'Europa. L'immigrazione? L'immigrazione è presente, è diciamo un sottotema che si sta sviluppando, però l'anti-Europa, io ricordo che per esempio anche la Lega nel 2014 nel simbolo avevano euro, usciamo dall'euro, i 5 Stelle erano no euro, la sinistra, parte della sinistra radicale in giro per l'Europa, ma anche in Grecia ad esempio, era totalmente contro la Troica, contro la Merkel, contro quella era la chiave, il tema. Oggi la campagna elettorale si sta spostando, il tema dell'immigrazione è un tema che viene trattato ovviamente non più nell'ottica globale, ma in un'ottica singola, cioè non si coglie il fatto che bisogna dare una risposta europea all'immigrazione, ma rispondo io. In Ungheria, noi, per esempio Fedez, è tutta puntata sul che è fortemente, sappiamo, antieuropeo, ma non sta usando la chiave dell'antieuropeismo, sta usando la chiave del rivendicare l'ungherianesimo, diciamo, l'identità, l'orgoglio, le tradizioni cattoliche, eccetera, e eventualmente quella dell'immigrazione, in un paese peraltro dove sappiamo che l'immigrazione è praticamente quasi inesistente. Però la chiave, ecco, li vedete, quello è il sito, sì, in generale, con tutte la quantità di materiale che man mano viene aggiornato quotidianamente, però quello è un tema, e appunto il tema non è le forze, non è quella dell'anti-Europa, non è questa la chiave. I temi sono sicuramente l'economia, che continua a rimanere, però non in chiave per forza anti-Europa, il tema dell'immigrazione e il tema dell'ecologia. Il tema dell'ecologia è un tema molto forte, soprattutto nel nord Europa. Non in Italia. Non in Italia, non dice Capone. Non in Italia, infatti, in Italia non ne parla nessuno. Ma in Italia non parla nessuno della campagna elettorale europea. L'altro discorso è che, è come tutte peraltro le campagne elettorali, ieri c'era un articolo del direttore della Stampa, Molinari, diceva una campagna elettorale dove non si parla di Europa. Le campagne elettorali europee non si è mai parlato di Europa, perché sono sempre state sostanzialmente ricondizionate alle logiche nazionali. Lo è stata curiosamente quella del 2014, fu la prima campagna elettorale con un tema forte europeo, ma anti-europeo, perché era contro l'Europa delle banche, contro l'Europa dei Soros, quindi sta cambiando. Oggettivamente al nord appunto il tema dell'ecologia è il tema principale, e anche le forze più attive non sono le forze di destra e sovranista, è più forte le forze di centrosinistra, le forze del PPE, che comunque il ecco, partito tra l'altro popolare. Vediamo anche un altro, ecco, in quale dimensione è focalizzata la campagna elettorale pro-Europa, vedete, assolutamente le forze pro-europee, che sono appunto, anche perché il PPE è chiaramente pro-Europa, anche se sta ieri Berlusconi ha cercato una sorta di ricollocamento, insomma dice dobbiamo aprire le forze sovraniste, sappiamo che il PPE ha la questione di Orban che è stato, mi sembra, congelato, però è ovvio che sta cercando di allargare su un bacino elettorale che sembra essere ampio, sembra ampliarsi, però quest'idea che appunto è un derby, per usare un termine pro-Europa, anti-Europa, cambierà tutto, gireremo l'Europa, ci sarà un'altra Europa, non sembra vedere la campagna elettorale così, se noi ci limitiamo a chi è più protagonista e i temi di cui si parla. Poi il risultato delle urne ovviamente può essere diverso, certo, però è interessante questa cosa. C'è Macron che sta facendo un'operazione cercando di agganciare anche il PD, cioè creare un fronte basato su... Il problema qual è? È che l'Europa è stata... Infatti dov'è che la proposta... Poi forse vedremo dei manifesti pro e anti-Europa. Sì, sì. Però dov'è che l'Europa è ancora molto vissuta? Per certi versi è vissuta in alcune realtà dell'Est, dove l'Europa è ancora comunque uno sviluppo, è ancora una prospettiva, anche e semplicemente perché dà una risorsa economica, perché l'idea di arrivare a uno standard europeo è ancora una sorta di
crescita, ancora una prospettiva futura. In molta parte degli altri paesi, l'Italia compresa, la Francia e altrove, l'Europa ha perso un po' una prospettiva ideale, ha perso una forza ideale e per certi versi non sta prospettando, non sta dando quello che può essere un orizzonte favorevole all'Europa. E questo è il grande problema. Quindi, ecco, questa ad esempio ovviamente è questo manifesto che vedete appunto è Fedez, che è assolutamente non il cantante. Che il tema Fazio prenderà il posto del Salone già di Torino, da ieri sera, poi domani sì. pomeriggio ci sarà la crisi di Orietta Berti e altre cose. Parliamo della questione di fondo. Io nell'intervento precedente ho detto che Forza Italia, il partito per cui io invito a votare, siamo a pochi giorni dal voto, fa parte del Partito Popolare Europeo. Noi abbiamo chiesto di formare nel prossimo Parlamento una maggioranza di centrodestra, così come Berlusconi storicamente ha fatto in Italia, che comprenda il Partito Popolare Europeo, nel quale ci sono partiti di tipo diverso, ungheresi, austriaci un po' più di destra, tedeschi ed altri, diciamo, di un alveo più moderato, e con un'alleanza con altri partiti conservatori o di destra, ovviamente con il discrimine di un'adesione a principi democratici. È chiaro che se viene eletto un neonazista olandese o un pericoloso estremista finlandese non ci può essere l'estensione a queste figure, però un'alleanza anche con la Lega in Europa, così come non l'abbiamo avuta in Italia e l'abbiamo in tante regioni, noi la riteniamo assolutamente praticabile. Perché è importante votare per un partito come Forza Italia? Perché noi siamo nel PPE, che sarà uno dei partiti principali, sarà quello con più seggi, ne avrà di più o di meno della legislatura che si chiude, ma sarà certamente il primo gruppo. E siccome dobbiamo rivedere regole sulla finanza, sulle tasse, sulle professioni, sull'agricoltura, sulla sicurezza, sull'immigrazione, che incidono sulla vita degli italiani, sulle città sicure, le periferie, l'Europa finanziò i progetti urban, prima diceva Fassino non si fanno le case popolari, come sono stati utilizzati i fondi europei, bene o male, molto poco in Italia, e possono incidere anche sulle case popolari, così non deve andare un cardinale a pagare la bolletta per chi non ne ha diritto e casomai si dà una casa popolare a chi ne ha diritto. Quindi se ne parla poco, perché oggi si parlerà di Fazio, già glielo annuncio, domani di Orietta Berti, ieri di quello che è andato a cercare la provocazione, ha detto sono fascista, così si è parlato solo di lui per una settimana, ottenendo uno spazio mediatico che se doveva fare la pubblicità a quel intanto libro... Intanto le posso dire che Del Rio è d'accordo con lei, perché sul conflitto di interessi ha detto vale anche per Casaleggio e Associati, noi domani presentiamo la nostra proposta sul conflitto di interessi. Ma non è che si può fare legge con nome e cognome, vale per Fassina, vale per Gaspari, non vale per Casaleggio. Parliamone, anche se in realtà non è un argomento, quelli che non sanno arrivare alla fine del mese di questo tema si interessano poco, quindi è un errore che ci consentirà di dire le priorità sono altre, il lavoro, l'occupazione, il flop del reddito di cittadinanza, i problemi dell'immigrazione e poi voglio discutere questo. E il Parlamento, noi siamo oggi minoranza, l'ordine del giorno lo fanno le maggioranze. Senta Cappato, però l'anomalia un pochino è anche che noi assistiamo ad una campagna elettorale dove appunto i temi vengono cointesi proprio dai due contraenti di questo governo, da Lega e 5 Stelle, che di volta in volta mostrano, come abbiamo visto per esempio sulla questione della cannabis, intenzioni diverse. Questa è in questo momento la nostra particolarità. Questo è un gioco delle parti che è consentito solo dalle violazioni delle regole sull'informazione, perché è chiaro che se ci fossero, come previsto dalla legge, delle tribune politiche dove uno non fa la diretta Facebook, ma dove Conte è obbligato a parlare contro Zingaretti, Salvini contro Bonino, Di Maio, eccetera, eccetera, a quel punto si scontrano proposte alternative. Quando invece domina il monologo, ognuno se lo fa a casa propria e si riesce a eliminare dal dibattito elettorale il tema del riscaldamento globale, che ancora qui non io, ma premi Nobel, le Nazioni Unite ci dicono essere la questione cruciale che determinerà e determina la qualità della vita soprattutto delle persone più povere e quindi anche dell'economia. È chiaro che appena si discutesse seriamente di riscaldamento globale una posizione nazionalista
diventa ridicola, no? Cosa facciamo? Combattiamo il riscaldamento globale in Portogallo, in Danimarca, no? È già tanto se riusciamo ad avere delle misure continentali. E invece siamo costretti a essere trascinati appunto nella polemica del giorno, rispetto alla quale la questione poi fascismo-antifascismo, una cosa veloce la voglio dire, personalmente ritengo che anche laddove non c'è istigazione all'odio, alla violenza, anche una opinione fascista rimane una opinione che si deve poter esprimere liberamente. Ma quello che è più preoccupante, perché dei rischi reali ci sono, è quando una manifestazione di cittadini, quando la polizia non è in grado di impedire a una manifestazione rabbiosa e violenta di cittadini di chiudere in casa una famiglia soltanto perché di etnia è rom. Ecco, questo mi sembra un segnale di una peste, di un pericolo che la nostra società sta affrontando, molto più grave del pubblicare un libro o un'espressione di opinioni che sono all'opposto delle mie, ma che all'interno di un dibattito democratico devono poter essere contestate e discusse. Passina, parla di Casal Bruciato, di quella famiglia, di quella donna con quella bambina terrorizzata in braccio, costretta ad entrare in quelle condizioni in una casa che gli spetta, questo va ricordato, eh? A proposito di opinioni, però, quelle opinioni, come sa, legittimano e rivendicano quelle leggi razziali che stabiliscono una gerarchia e che quindi giustificano, diciamo, in modo aberrante il fatto che una famiglia, semplicemente perché di etnia rom, non abbia diritto a stare in una casa popolare. Quindi le opinioni, purtroppo, poi fanno da contesto che rafforza determinati comportamenti, quindi ripeto, non vanno prese alla leggerezza. Non tutte le opinioni sono possibili, perché le opinioni che negano la libertà oppure definiscono una gerarchia tra le persone non sono opinioni che, secondo la nostra Costituzione, vanno propagandate. Dopodiché mi piacerebbe molto... che probabilmente Fassina e io siamo però d'accordo sul fatto che la polizia avrebbe dovuto impedire a che delle persone arrivassero lì a di fatto chiudere in casa quella famiglia. Quello è grave, perché non è un'opinione, ma è lo Stato incapace di garantire la sicurezza dei cittadini. Su questo siamo d'accordo. Mi piacerebbe riprendere l'analisi che faceva il professor Novelli, perché è indicativa di un fenomeno importante. Partiti e movimenti che alcuni anni fa si sono legittimati, hanno costruito consenso contro l'Europa, stanno per fare un patto politico con chi ha costruito l'Europa che loro hanno contestato. Questo patto tra il Partito Popolare e i cosiddetti, voi li chiamate sovranisti, mi preferisco chiamarli per quello che sono, cioè nazionalisti, è uno scambio che conferma gli attuali interessi forti che segnano l'Europa, quindi l'Europa della finanza, delle banche, delle grandi imprese multinazionali esportatrici contro il lavoro, e scambiano questa conservazione di interessi forti che fino a qualche tempo fa... non è vero, finisco. Poi, certo, per carità. Ecco. Io vedo un patto tra PPE e nazionalisti, uno scambio, la conservazione degli interessi forti che segnano l'Europa contro il lavoro, in cambio di chiusura delle frontiere, in cambio di un'identità conservatrice. Questo si sta saldando. Vedo questo, l'atteggiamento, la disponibilità. Io ho timore dell'accordo, la disponibilità del Partito Socialista, sinceramente. No, i conservatori. Cioè, dovresti avere un terrore, più PPE, no, Partito Socialista. Ma che, è legittimo, insomma. È legittimo, io rispetto questa opinione. Il punto è che il Partito Popolare, che ha spompato, che ha succhiato il sangue dei socialisti in questo ventennio, ora
cambia cavallo perché quello è spompato e non più utilizzabile, si allea con i nazionalisti, con i quali appunto fa un discorso di conservazione degli interessi forti in cambio di chiusura delle frontiere. Siccome ci dobbiamo andare a pubblicità, ci torniamo dopo la pubblicità, avete tutti tempo di replicare. La disponibilità di Salvini. Arrivo dopo la pubblicità a tutti. Guardo Bari da un oblò e penso un po', passo i miei giorni a escogitare l'idea che può rifare grande la città, giuro la cambierò, sì cambierò. C'è stata a lungo la sinistra, così non va, ora ci vuole il centrodestra, ascolta qua, se sceglierai l'idea giusta, credi ce la farò. De Caro, tu non sei uno splendore, non pensare ai 5 stelle, meriti solo cose belle. Bari, Bari ti amo dappertutto, fino al lungo mare, voglio renderti felice, voglio farti sognare, restiamo insieme 5 anni, ti hanno fatto troppi danni, Bari. Allora, tutti ridono. Avrebbe comunque dovuto cantare Quagliariello, però non poteva. Sì, mentre in Europa accade quello che Novelli ci ha fatto vedere, qui più modestamente diciamo vi facciamo vedere come i candidati si arrangiano, in questo caso Quagliariello su Bari. Ci sono dei problemi? No, ieri sono stato... Io chiedo a Gaspari perché... Siccome sono amico di Quagliariello, che si è presentato con una lista sua alleata al centrodestra a Bari, dove ci sono anche le elezioni comunali. È successo un putiferio, diciamo. La parodia scherzosa, infatti parla di Bari, del lungomare, dei quartieri, è un tentativo, oramai qui, non inedito, di utilizzare una canzone per attirare l'attenzione. Almeno parla di Bari, mentre abbiamo visto altri spot che parlano gratta e vinci. E so che c'è una contesa, perché l'autore, Gianni Togni, della canzone, dice avete usato una mia musica, io spero che si possa trovare una soluzione amichevole, l'intento non era predatorio, in un'epoca in cui del diritto d'autore e della rete le sassi discute giustamente in maniera seria. Questo è un tentativo, anch'io nel passato proprio con trasmissione della Sette facemmo la fiera dell'Est, quella di Branduardi, parlando del gabbiano che si mangiava il topo eccetera a Roma con la spazzatura degli animali in lotta, lì l'ho cantata io, confesso, sì. Abbiamo fatto anche altre cose, quindi a volte la come satira... Com'è elettoralmente la tua... Beh, la Raggi sta ancora lì, insomma, però i gabbiani si sono rinforzati a Roma, quindi diciamo che la battaglia continua questa... No, voglio dire, io mi auguro che Togni accetti delle scuse. Si fa mediatore, Gaspari si fa mediatore. Vuoi che li trasmessa è circola, adesso? È ovunque. Preciso che Quagliariello l'ha tolta dal sito a Togni. Oggi. Da ora in poi è colpa della Sette. Torniamo all'Europa, perché voleva replicare Gaspari e poi arriva la Sardone. Lui dice il suo punto di vista, perché non è questo. Noi abbiamo detto di cambiare alcune regole. Voglio ricordare che Berlusconi nel 2011 fu protagonista di uno scontro politico con l'Europa, in cui diceva a Merkel e Sarkozy che ridevano, guardate così non si va da nessuna parte. Le regole sono sbagliate, rivediamo i temi della crescita e quant'altro. Hanno vinto loro perché il nostro governo per mille ragioni fu travolto, ma non è che hanno avuto ragione loro. No. Quindi anche all'interno del fronte moderato c'è una forte dialettica. E prima Fidesz, che è il partito di Orban, ha dovuto discutere col PPE e essere uno stato di sospensione perché alcuni hanno criticato Juncker. Tajani, che è un esponente moderato, nostro capolista nell'Italia centrale di Forza Italia e presidente del Parlamento europeo, ebbe uno scontro dialettico molto forte con Juncker nell'aula del Parlamento di Strasburgo, di Bruxelles, non ricordo dov'era, una delle due sedi della riunione, perché Juncker era un po' spocchioso verso l'aula e Antonio lo ha richiamato al rispetto. Quindi c'è forte dialettica in tutti gli schieramenti. Noi vogliamo non fare una politica contro il lavoro, vogliamo dare regole diverse, tant'è che noi nel nostro simbolo la parola Europa c'è per cambiare l'Europa, perché riteniamo che oggi richiamo all'Europa, professore, in genere è dato come un dato negativo, allora perciò molti non ne parlano. Però siccome sono le elezioni europee, abbiamo il coraggio di dire che vogliamo andare lì
per stare in una famiglia numerosa, il PPE, per cambiare alcune regole, proprio perché il lavoro, la sicurezza, la finanza finora sono stati regolati in modo sbagliato, e non vogliamo nessun accordo con i socialisti, quindi vogliamo una logica bipolare, come si è fatto il centrodestra in Italia, vogliamo che si facciano, e lo si è fatto perché Tajani fu eletto Presidente del Parlamento Europeo da una maggioranza di centrodestra contro il candidato socialista che era un italiano Pittella, in un gioco democratico bipolare assolutamente normale. Ma infatti il problema non siete voi, a me colpisce la disinvoltura con la quale la Meloni e Salvini parlano di accordo con il PPE, che sono diciamo i carnefici rispetto ai quali hanno fatto campagna. Noi non lo siamo, noi siamo stati cannibalizzati. Sì, ma ho capito, ma uno se la prende col PSE, per carità, io sono uscito 4 anni fa da quella famiglia, quindi non posso essere più critico. Dopodiché i protagonisti dell'Europa che schiaccia il lavoro sono stati i partiti conservatori e il Partito Popolare. Ora che quelli che hanno fatto 10 anni di campagna contro l'Europa con disinvoltura mi dicono che si alleano con il Partito Popolare Europeo, con i socialisti, ma testimonia di un fatto che siete dalla parte dei padroni, siete dalla parte dei padroni. È un po' datato, ma è così, siete dalla parte dei padroni, vi alleate col Partito Popolare. L'Italia Zerbino dell'Europa, ed è proprio perché non lo siamo che invitiamo a votare Lega, per evitare l'inciuccio innaturale. Ma lo fate voi l'inciuccio, l'avete PPE socialisti, ma lei lo comprende, ma non lo deve spiegare a me, ma lo deve dire, a Salvini, lo deve dire alla Meloni, che fanno l'inciuccio col PPE, la mancanza di difesa del nostro made in Italy, lo fate voi l'inciuccio col PPE, sull'immigrazione, dove l'immigrazione clandestina oramai ma non stiamo parlando di questo, assolutamente di casa, ma stiamo parlando esattamente di ma questo. Perché fa l'inciuccio col PPE? Ma perché fa dell'inciuccio col PPE? Questa si può fare, no? Rispetto ai rapporti con il Movimento 5 Stelle, per il dopo 26 maggio, lei esclude un ritorno con Forza Italia? Al governo nazionale è una questione di numeri, se ci fossero stati i numeri per governare come centrodestra compatto probabilmente ci sarebbe stato centrodestra compatto al governo del paese, i numeri non ci sono stati e quindi la Lega si è alleata con il Movimento 5 Stelle con il benestare di Berlusconi, che ai tempi disse va bene, vai e procedi a Matteo Salvini, questa è la storia. Dopodiché che il voto alle europee sia un voto importante, quando Salvini prima parlava di, avete letto le dichiarazioni, di referendum, è un referendum sia in Europa sia ovviamente un ritorno insomma a livello nazionale. Se la Lega dovesse essere il primo partito in Italia è chiaro che sarà un messaggio preciso sia nei confronti dell'Europa sia ovviamente nei confronti anche degli alleati di governo. Allora voglio tornare un attimo da Novelli, perché vi dicevo all'inizio della trasmissione, su Repubblica c'è questo articolo sulla bestia leghista che fabbrica il consenso. Vi ricordo che ieri sono state chiuse 23 pagine di Facebook riconducibili in qualche maniera a Movimento 5 Stelle e Lega, perché insomma praticamente fornivano fake news e istigazioni all'odio. E in questo lungo articolo in cui si spiega un po' il meccanismo, Novelli, di questa famosa bestia, la fabbrica del consenso, la propaganda, insomma, così la bestia orienta il voto, la macchina della propaganda salviniana guidata, sappiamo, da Luca Morisi, milioni di fan sui social, solo per Facebook una spesa media di 600.000 euro all'anno. Dentro la pancia della bestia si lavora come in un quotidiano, non ci sono festività né tempi morti. Il verbo del capitano viene diffuso a intervalli regolari, alternando foto, video, dirette, meme, semplici messaggi testuali, politici, ma non solo. Le reazioni ai contenuti vengono analizzate continuamente. Poi da quello si capisce su quali messaggi puntare di più, oppure dove lasciar perdere. Che in futuro la Lega potesse allearsi col Movimento 5 Stelle lo dicevano proprio i social, non recentemente ma già 3 anni fa. Notiamo che c'è una base comune tra i nostri lettori sul piano comunicativo, la butto lì proprio Morisi, allora per tutti sembrava un'eresia, non per la bestia, come, no? È una cosa importante quella che
Sì, che è definisce una cosa importante, però io vorrei dire questa, la cosa più geniale, se vogliamo, di tutta la propaganda di Salvini è stato chiamarla la bestia, perché la bestia è immaginifico, non c'è un articolo sui social di Salvini che non parli della bestia, dell'idea di questo animale affamato, ansimante, che ci manipola le coscienze, ci manipola l'anima. Però è un meccanismo che funziona. È un meccanismo che relativamente funziona. Sicuramente la rete funziona su creare, diciamo, quelle che vengono chiamate le evocative audiences, su una democrazia delle emozioni, ma le emozioni sono sempre state alla base delle scelte politiche, sebbene, diciamo, una visione più così illuminista pensava che si votasse solo con la testa, si votasse con la ragione, si votasse col raziocinio, mentre invece si è sempre saputo, e poi tutta una serie di studi hanno messo in chiaro, che l'elemento emotivo, l'elemento emozionale è centrale nel voto. Quando si entra nella cabina elettorale è l'emozione molto spesso che conta. In un momento in cui poi i grandi paradigmi ideologici vengono meno e quindi non ci sono più degli ancoraggi, anche quelli basati su forti elementi emotivi, però che guidavano l'orientamento di voto, è ovvio che la componente emotiva è centrale. Ciò detto, e che quindi che i social funzionano, creano quelli che vengono detti gli affective public, cioè persone, gruppi di audience create sugli elementi emotivi, e che il tipo di condivisione, quando io devo condividere un like, metto il cuoricino, devo mettere un mi piace, il tipo di condivisione di partecipazione è veramente minimo, e tra l'altro questo ci dice anche che questi grandi spostamenti elettorali sono soggetti a grandi smottamenti, perché poi abbiamo visto i 5 Stelle passano dal 17 al 20 al 35, la Lega passa dal... Allora, è un voto molto mobile, e di qui tutto il problema nei sondaggi, nel prevedere, certo, eccetera, eccetera. Allora, come funziona la rete? La rete funziona che ha al suo interno, soprattutto Facebook e i social network, hanno al loro interno l'idea che la condivisione è fondamentale. La condivisione serve sia per questioni economiche, perché più io like, più io vengo retribuito da Facebook, quindi c'è un motivo economico alla base di creare le bufale. Molte bufale vengono create non per, diciamo, manipolare le coscienze delle persone, ma semplicemente perché più persone io ho che mi seguono nella mia pagina, più io rendo economicamente vantaggioso, ci campo, detto brutalmente. Quindi c'è una distorsione, se vogliamo, di tipo economico alla base dei meccanismi dei social network, perché retribuiscono semplicemente sulla base degli audience e dei click. Quindi io posso dire qualsiasi cosa, posso dire che ho visto che Gaspari usciva, aveva la coda verde, e questo fa tutti che cliccano. Dov'è che funzionano, tra l'altro? Funzionano nei gruppi, diciamo, di persone all'interno del... Che poi sono gli algoritmi, ci sono... Però attenzione, che sono più sensibili, cioè sulla questione dei vaccini, sulla questione dei vegani, cioè dove ci sono, chiamiamole, delle tribù forti consentite, forte contrapposizione, forti investimenti emotivi. Se io sparo lì dei tweet che chiaramente anche falsi, però mi creano grande ascolto, è quello. Perché e poi funziona ovviamente questa cosa sull'aspetto economico e sull'aspetto politico. Perché la questione il Vinci Salvini ha funzionato? Non so se funziona, perché Salvini non si è reso conto che ha cambiato status. Quel tipo, cioè, la comunicazione richiede anche un abito istituzionale, o comunque lo puoi fare quando sei, come era, un partito al 5% alle elezioni del 2018, non lo puoi fare forse quando sei al 17%, dopo aver vinto, preso le elezioni 17% al 2018, e sei il ministro dell'interno. Sembra un po' una propaganda di vendita di pendote a Mastrota, però perché funzionò? Perché lì ragiona sui meccanismi di condivisione. Voi dovete sapere che Facebook, quando io faccio un post su Facebook ai miei 1000 amici, lo condivide a una piccola percentuale inizialmente, e in base al numero, alla velocità con cui io ho le condivisioni, lui mi allarga, l'algoritmo mi allarga, certo, e quindi passa al 20, al 30, certo, al 40, al 50, al 100%. Questo meccanismo, che faceva sì che ci fosse un'impennata nei like e nei tweet immediati, faceva sì che lo stesso Facebook allargasse quel tipo di messaggio. Quest'anno c'è un salto in avanti, c'è il fatto che vengono ripresi una serie di dati che non erano chiesti nel primo Vinci Salvini. Ci ho detto, non si vincono le elezioni con Vinci Salvini, la rete è sempre i mezzi di comunicazione sono delle amplificazioni. Scusate, voglio chiudere con Cappato, perché torniamo all'inizio di questa trasmissione. Cappato, è vero che c'è da una parte questo, spiegato da Novelli, un meccanismo anche indotto, ma è anche vero che oggi sulle prime pagine dei giornali c'è un gesto compiuto da un cardinale senza nessun bisogno di, diciamo così, induzione da parte della rete, no? Beh, anche questa è emozione. Esatto. Cioè, non bisogna rassegnarsi all'idea che c'è chi parla alla pancia della gente e poi ci sono
degli autoproclamati intelligentoni che invece parlano alla testa della gente. Esatto. L'emozione non è solo l'emozione della paura, l'emozione può essere l'emozione dell'amore, della solidarietà, dell'aiuto agli altri. Io penso per esempio che il Parlamento italiano non avrebbe mai approvato la legge sul testamento biologico se non avesse incrociato DJ Fabo. E se oggi forse si riesce a iniziare a discutere in commissione, anche se tutti i partiti stanno tenendo bloccata l'eutanasia, è perché c'è stato il mio processo e la disobbedienza civile. Quindi non rassegniamoci all'idea che l'unica emozione in politica sia quella della paura e che l'emozione sia un fatto per i violenti, gli ignoranti e gli stupidi. L'emozione può essere l'emozione della libertà, del dialogo, della tolleranza, magari di Radio Radicale che continua a trasmettere, e di un servizio pubblico dell'informazione che dovrebbe intervenire e non interviene, a rendere dei dibattiti accessibili a tutti. Perché un'altra caratteristica di Facebook è che io dico, dei social network in generale, è che io posso dire quello che voglio a ciascuno, e quindi si perde l'idea di un messaggio nel quale ci si assume la responsabilità di parlare a tutti gli italiani, invece di lisciare il pelo a ciascuna piccola nicchia. Sarà libero anche chi è contrario all'eutanasia di poterlo dire. Ma in un certo. Non è che chi è contro blocca la legge. No, non lo dica, Cappato, che diciamo se c'è qualcuno che si è sempre confrontato. Non blocca però, il Parlamento. Sono diciamo, il contrario, addirittura. Le grandi battaglie sui diritti. Del PD e del Movimento 5 Stelle, che teoricamente sono a favore e che non la stanno mandando avanti. Sulla tua contrarietà, Gasparri, il rispetto è totale. Come sempre, diciamo, da quel punto di vista i radicali hanno insegnato tanto. Grazie a Cappato, grazie a Sardone, grazie a Gasparri, Novelli e Fassina. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break. Noi ci rivediamo domani. Arrivederci.